Sì. Buonasera. Buonasera a tutti. Non vedo ancora nessuno. Qualcuno c'è. Eccoci, buonasera a tutti. Scusa, levami la scritta che mi venga qui, per favore. Io te la chiudo. Come faccio a levartela di qui? La vedi lo stesso. Sì, vabbè. Ma io di qui non la posso. Va bene, ok. Grazie mille. Prego, prego. Allora, buonasera a tutti. Stasera siamo in casa nuova. Vedete com'è bella stasera. Allora, io penso l'altra volta, l'ultima volta, di aver risposto a tutti, o quasi. Se c'è qualcuno che non ho risposto, mi rifaccia la domanda. Guardiamo stavolta di essere un po' più libere. Stavolta ero proprio in pieno trasloco, sicché qualcosa può essere che mi è passato. Speriamo di farla tutta questa diretta, perché c'è un tempo brutto e ogni tanto salta la luce. Speriamo di no. Allora, come al solito, fatemi domande, se sono capace vi rispondo. Sono bella, grazie. Sono anche un po' vanitosa. Allora, intanto ho bisogno di un piacere. Bisogna aiutare una signora con una preghiera, perché ha deciso di andare nell'oltre e magari ha bisogno di una preghiera di tutti noi. Per piacere, so che lo farete, così questa signora magari riesce piano piano a salire questa scala. Oh, cosa fanno i nostri cari a Natale? Festeggiano con noi e ci sono sempre con noi. Voi avete fatto l'albero, io oggi ancora no, non ho avuto tempo, non ho avuto voglia. Lo farò domani. Però il mio piccolo piccolo presepino, che mi ha regalato l'anno scorso la mia cognata, un presepio piccino piccino di terracotta, quello l'ho tirato fuori. Quello c'è. E poi c'ho una bella novità, ma piano piano diciamo le cose, eh? Allora, spero che stiate tutti bene. Sì, ho cambiato casa, sono scesa al piano di sotto, abbiamo fatto cambio. Anna, io ti ringrazio, ma io non voglio obbligare nessuno, sicché la preghiera ognuno la fa quando vuole, come vuole, perché mi sembrerebbe un'imposizione, capito? Farla così, ognuno nel suo cuore, forse vale molto. Basta che sia detta col cuore, poi non importa tanto. Basta poco, però magari l'aiuta questa signora. Per favore, ora non mandate messaggi privati. Allora, volevo dirvi che sto aiutando tantissime persone con tanta gioia.
L'anno scorso, guarda, oggi mi ha telefonato una signora e mi ha fatto tanto, tanto piacere, perché mi ha detto, l'anno scorso ho avuto un messaggio per lei, gliel'ho detto, gliel'ho passato, e lei, questa signora, me l'ha detto lei, perché io certo non me li posso ricordare, mi ha detto che quello che gli avevo detto per lei era una cosa impossibile, perché probabilmente non era un messaggio rivolto a lei. Oggi mi ha telefonato e mi ha detto: si ricorda il messaggio che mi ha dato? Cioè, io no. Allora, tutto quello che gli aveva detto il suo babbo, un anno pari dopo, era tutto giusto. Sicché ho detto, e continuo a dirlo, nell'oltre non esiste il tempo. E quando dicono una cosa, può essere che succeda oggi, o fra un anno, o fra 10 anni, però quello che dicono è tutto vero. Nessuno si inventa niente. E questo per me è stata una cosa bella, perché questa signora non l'avevo mai più sentita e dopo un anno si è ricordata di questa cosa. Grazie, signora. La mia mamma? Non ho letto il messaggio prima. Beh, dopo ricorrerò. Sì, la mia mamma più che altro è mio papà, perché mio papà ha lavorato tanto a questa casa, tanto, tanto, tanto. Perché quando si comprò c'erano praticamente i muri esterni e basta, non c'era altro. Però è Rosaria. Rosaria deve essere tremendo, però se te non accetti questo suo viaggio, lo fai star male e poi non può venire. Accetta, perché lui sicuramente sta bene. E quando sono giovani vanno nell'oltre, è perché sono talmente puri, talmente buoni, e che hanno finito di scontare tutto il calvario che c'è sulla terra, che il Signore le vuole con sé. Lo so da mamma, da nonna, anche per me sarebbe un dolore straziante, però bisogna pensare anche che sono angeli. Non ho capito se tuo marito ti ha lasciato per un'altra persona o perché è andato nell'oltre. Daniela, io i messaggi no, non li ricevo in diretta, li ricevo quando sono sola, quando sono tranquilla e non riesco a farli in diretta. Può capitare, qualche volta è capitato, però è difficile. Però poi quando mi arrivano i messaggi, siccome so tutto, io rispondo sempre. E chi ha avuto le risposte mi piacerebbe lo dicesse, che non faccio apposta, lo dico davvero. Buonasera a tutti. Ti ha lasciato per un'altra donna. Vuol dire che non ti meritava. Ma lascialo stare con un'altra donna. Ma cosa vuoi che sia? Hai un po' meno panni da lavare. Lascialo andare. Dunque, Antonella, aspetta, eh.
Oddio, mi sei scappata. Non ti trovo più, ti ritroverò poi, eh. Senti, io sono stata nell'oltre. Io ti posso dire quello che ho visto, quello che ho sentito, quello che ti rimane di ricordo tutta la vita. Sono passati 40 anni, è come se io lo vivessi in questo momento, quel viaggio. Io l'ho sempre detto, io non ho visto persone, però ho sentito che c'erano. Io ho sentito tanta pace, tanto amore, tanto profumo. Non voglio essere superbiosa, il demonio. Il demonio c'è, ma è sulla terra. Io di là non l'ho visto. Non ho visto l'inferno. Oh, per favore, potete aggiungere Manu del Duca Crocco a Focus che vorrebbe seguire la diretta e non riesce? Enrico, per favore. E non vi ho salutato né Enrico né la signora Anna. Buonasera e a voi e grazie, grazie che mi fate fare sempre queste belle dirette. Ecco, vedo che vi si blocca, non dipende da me. Ci abbiamo tutti i congegni, dipende dal tempo. Portate pazienza. Non dipende da me. Se mi seguite sul telefonino invece che sul computer, quello per ora non si blocca. Alessandro, un giorno poi ti faccio tutto il video, eh? Ora no, perché sono tutta piazzata qui, mi sembra di essere. Poi un giorno vi faccio il video e ve lo faccio vedere perché è proprio bellina questa casa, eh? Tutta riunita. Dipende dal maltempo, è vero. Qui non c'è temporale per ora, ma sta piovendo forte. Siamo in allarme, speriamo di no, dai. E volevo dire, ecco, sì, sul telefonino si vede meglio. Difatti, anch'io sto trasmettendo dal telefonino. Leggo le domande sul computer, ma dal telefonino trasmetto. Mi ero dimenticata. Buonasera Enrico, buonasera Anna. Spero che stiate tutti bene. Grazie Carla. Allora non dipende da me, eh? Forse dipende da voi, perché qui non si blocca niente. In genere quando è mi si blocca anche a me, invece no. Sì, è vero, nell'aldilà i nostri vivono bene, hanno da fare delle cose, hanno da fare dei lavoretti, hanno da stare vicino a noi. E per favore non scrivetemi in privato. Però sono sempre vicino a noi, specialmente in queste sere, specialmente ora vicino a Natale. Tenete accesa una candela e cercate di parlare con la candela perché vi rispondono. Ora in questo momento sono molto vicino a noi. C'è qualcosa nell'aria che sta cambiando, non lo so. Io riesco a dormire ancora meno del solito. Mi sento elettrica e io penso che, siccome non succede solo a me, penso che sia una cosa per tutti. Mi dispiace, Daniela. Mi dispiace, ma non fermarla. Cerca di non piangere perché se piangi la blocchi e siccome ve l'ho spiegato tante volte, di là c'è una bella scala. Allora, i giovani,
non hanno la scala, i giovani hanno l'ascensore, i bambini hanno addirittura un jet che vanno boom, come un razzo, vanno direttamente subito nella luce più forte. I giovani vanno sull'ascensore, le persone della mia età, anche un po' più giovani, devono fare un po', devono salire una scala. E questa scala bisogna aiutarli a salire, bisogna accettare il loro viaggio, perché se accettiamo il loro viaggio, salgono più facilmente la scala, ma se noi li blocchiamo, non accettando il loro viaggio, non accettando, piangendo, disperandoci, non, anzi, li blocchiamo e li facciamo star male. E loro sono dovuti andare perché quando, prima di nascere, abbiamo fatto un contratto. Grazie, signora Anna. Se potete aggiungere quella signora che vorrebbe seguire la diretta e non sa come fare. E tutti bisogna fare questo viaggio e cerchiamo di farlo volentieri. No, non siamo morti, non esiste la morte. Tutti lo dicono. Tutte le persone che sono state come me a fare quel viaggio, che è un viaggio bello. Io mi sono arrabbiata tanto quando sono tornata, perché di là ci stavo bene e lo sapevo cosa lasciavo, però non me ne importava niente. Sapevo che stavo bene e volevo stare di là. Io ho il compito, me l'hanno detto tante volte, e me l'hanno detto tante volte, che il mio compito, oltre che aiutare con una parola, con un messaggio, quando arriva, perché io ho sempre detto, io non posso. Io ho accettato, quando sono tornata, mi hanno fatto fare tipo un contratto. E io ho aspettato un po' prima di firmarlo, perché non mi sentivo degna. Sono una persona come tutti e con tutti i miei errori, con tutti i miei sbagli. E poi mi hanno fatto capire delle cose e allora ho accettato questa missione, perché per me è una missione che lo faccio col cuore. Ma io sono salita la scala, di là si sale la scala, non si scende. Forse hai capito male il sogno, perché tutte le persone che io ho sentito, che sono come me, hanno fatto il viaggio, tutte sono salite le scale, hanno salito le scale. E no, non faccio per. Ma io e pochi altri abbiamo parlato di queste cose tanti tanti anni fa. Ci hanno preso in giro, ci hanno deriso, ci hanno offeso. Però piano piano la gente comincia a capire. La gente ha imparato a conoscerci e quello che diciamo. No, no, non lo diciamo noi, non siamo noi che parliamo. Noi siamo solo tramiti. Perché quando mi arriva un messaggio che io lo do, lo scrivo,
mi dicono: ma come, cosa dici? Io non dico niente. A volte proprio non so nemmeno cosa dico, non mi rendo conto. Io che so parlare solo l'italiano, io ho dato i messaggi in altre lingue, ma io non le so le lingue. C'è la mia nipotina che studia, quella piccolina, ma quando c'è da fare l'inglese gli dico no, io tanto non lo so, è inutile. Invece parlavo benissimo l'americano, ma perché non sono io. Quando succedono quelle cose lì non sono io. No, Erga, non aver paura di fare viaggi astrali. No. Lasciati andare, poi ritorni. Poi rientri in te, vai tranquilla. Sono sempre vicino a noi, i nostri cari. Sono sempre vicino a noi. Oggi ho insegnato a una signora che si sentiva molto, molto sola, come fare, e spero che sia stata accontentata. Oggi poi è una giornata di festa, ma perché solo oggi è stata una giornata ancora più pesante. E ho cercato nel mio piccolo, di poter dare un piccolo aiuto, perché quando ci si avvicina alle feste e le persone care non ci sono più, non sono più feste, sono cose che si vorrebbe passare subito a metà gennaio, perché ci fa male. Anch'io ricordo i Natali con i miei genitori, le tavolate, le feste, e ora non ci sono più tutti quei raduni, tutte quelle cose belle. Però sono sicura che loro dall'alto ci vedono e ci stanno vicino, e in qualche maniera cercano di aiutarci. Forse siamo noi che non riusciamo, perché abbiamo sempre fretta. Non stiamo attenti alle piccolezze, al modo che si possono far sentire, vedere. Ma a voi vi è mai capitato di sentirvi chiamare, di sentire un orologio che suona senza carica? Di tante piccole cose. Esiste sì l'aldilà. E come si esiste? Oh, che bello, Laura. Che bello, bellissimo. Hai avuto un bel regalo. I messaggi, se arrivano, ve li scrivo domani, dopodomani, fra una settimana, fra un mese. Quando mi arriva il messaggio, siccome addio, ecco, quando mi arriva il messaggio, io me lo scrivo e poi vado a vedere per chi era, perché fortunatamente rimangono tutte le vostre domande sul computer. Io vado a cercare per chi è questo messaggio e gli scrivo, o qualche volta telefono. Dipende. L'aldilà è bellissimo. L'aldilà, l'ho detto tante volte, io quel profumo che ho sentito nell'aldilà non l'ho sentito più. E ho provato ad andare, l'ho detto tante volte, nei negozi di fioristi, nelle serre, nei boschi. No, quel profumo lì c'era solo là.
Questo è importante. E poi ho sentito tante volte il profumo di Padre Pio. E io, da che mi ha aiutato tanto Padre Pio, ci sono tre santi in modo particolare che io sono proprio affezionata. A Padre Pio, a Sant'Antonio e a Santa Rita. Ma Padre Pio, forse perché è proprio venuto, è venuto da me, mi ha preso una mano. Io avevo paura prima, ora no, ora no. Vedi Maddalena, ci sono sempre, perché non li vediamo? Però loro ci sono, non li vediamo, forse a volte no, qualche volta si fanno anche vedere se possono, eh? Eh sì, si manifestano in tante maniere. Con le nuvole, con le farfalle, con le piume, con i soldini. Quando ti senti toccare, vi siete mai sentiti toccare il viso o la testa? Anche solo un soffio. Sono loro che in qualche maniera si fanno sentire. Perché bisogna stare un po' più attenti. Ah, bello il lunetta, bello. Elga, devi avere pazienza. Le cose vengono fatte piano piano. Io ti ho detto che prima di accettare ci ho messo 5 anni. Di là il tempo non esiste, non c'è l'orologio, non c'è il calendario. Piano piano le cose, intanto riesci a sentirla, poi piano piano riuscirai a capire i messaggi che ti dà. Ma non avere fretta perché loro non hanno fretta. Vedi Maria, da Sant'Antonio sono riuscita ad andare 2 volte. Da Padre Pio no, chissà, un giorno forse, magari. Mi dispiace anche il signore. Aspettate, eh. Anche il signor Panelli non riesce a vedere il video. Mi dispiace. Possono guardarlo anche su YouTube? Enrico? Io non lo so. Sì. Si fanno vedere e sentire in molte maniere. Ecco. Ora io non so perché qui mi è sparito tutto. Eccoci. Come mai? Ah, ecco, qui mi dicono che va tutto bene. Allora va bene. Io ho avuto questo compito e lo do con tutto l'amore che ho. E non chiedo niente. Non chiedo niente perché non è un lavoro. Questo è. Ho ereditato un cane, un bel cagnolone grosso, un po' vecchietto, ma ora deve stare qui con me. Sicché se ogni tanto sentite un rumore è Furio che si muove.
Allora, Luisa, prova a fare la candela. Se fai con calma, se sai come fare, se no poi te lo rispiego. Con la candela puoi sentire tuo marito e... Oh, grazie Giovanna. Grazie, grazie mille che tuo nipote sta bene. Grazie. Giovanna, ti ho chiesto soldi? Cristina, devi avere pazienza. Prima o poi si faranno sentire, anche la candela, vedrai che ci vuole un po' di tempo, perché non sempre sono liberi, non sempre... Luana, chi non ha nessuna entrata... chiedere un'offerta. Alla tariffa no. Poi ognuno fa come crede, ma siccome non c'è niente di certo, non mi voglio. Allora, ti rispiego la candela. Prendete una candela, possibilmente bianca o chiara. Ve la mettete davanti in un posto dove non ci sia corrente, corrente d'aria, eh? E accendete questa candela e vedrete che la candela comincia a fare così. Quando comincia la fiamma a muoversi, no, la candela, la fiamma. Comincia a muoversi, vuol dire che c'è un'entità, è arrivato qualcuno a trovarvi. Allora, non abbiate assolutamente paura, perché dall'oltre non fanno mai del male, sono i vivi che fanno del male, non le persone nell'oltre. E questa è la cosa più importante. Poi, quando vedi che comincia a muoversi, ti devi fare delle domande. Devi parlare con la candela. E la candela risponde con un sì o con un no. Con un sì vuol dire che la fiamma da piccola così si allunga. Se si allunga è un sì, se sta ferma è un no. Molte volte, e qui lo ribadisco, è successo a una signora questa settimana e mi ha mandato la foto. Dentro la fiammella, il contorno, e poi c'è proprio la fiammella dove c'è lo stoppino. Si forma un cuore, un viso. Guardate bene perché c'è. E avrete una soddisfazione, una commozione enorme. Sicché ricordatevi, ogni tanto fatela, concentratevi. Certo, non dovete con la candela fare i numeri all'otto. Questo no. Questo io non lo posso consigliare. Però vi dicono se stanno bene, se sono vicino a voi. Tutte le domande che voi volete fare, ma no, non è un gioco, è una cosa molto seria. E se lo fate, certo, a volte non succede subito la prima volta, a volte ci vuole un po' di tempo, ve l'ho spiegato tante volte, nell'oltre non è tutto za 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 veloce come qui.
Rosi, bisogna vedere anche tuo fratello, come è andato via, se aveva delle cose come tutti, da farti perdonare, se si è pentito di quello che ha fatto, perché tutti facciamo errori, tutti. Che poi l'ho detto di là non esiste l'orologio perché un anno, un mese, 10 anni è la stessa cosa. Può darsi che però poi arriva, vai tranquilla. Hai visto Daniela che bella? Alessandra, vedi che sei protetta perché c'è sempre qualcuno in casa tua. Bene, sono contenta. Sì, se la vuoi fare, è gradita la preghiera. Brava Laura, ti hai sempre delle conferme. Mamma mia. E forse Rosy, forse non l'ha ancora accettato lui quello che gli è successo. Se è successo per colpa sua o se è successo per qualche altra persona l'ha fatto succedere. Sì, è vero. Bellissimo, no, davvero, insomma. Il pendolo è bello, mi piace, però per me è difficile perché per me è un po' pesante, ce n'ho uno un pochino pesante. E poi va, cioè, avete visto come funziona? Cioè, non è che uno fa così. Io ho visto in qualche diretta qualcuno che prende il pendolo e fa così, dice si muove. No, non si fa così. È troppo facile. Bisogna mettere le mani giunte così, i gomiti fermi. Il pendolo infilato, cioè la catenella va infilata dentro un dito, va tenuto fermo così e il pendolo se si muove da solo, però i gomiti devono essere belli appoggiati, possibilmente su un tavolino che non sia, che non ci sia la cera, che possa scivolare il braccio. Cioè, ci sono degli accorgimenti perché tante volte è una presa di giro, dai. Il pendolo va saputo fare come va saputo fare il tavolino. Come sì, Alessandra, funziona il pendolo, però se lo fai vero. C'è tanti che lo fanno per finta, dai, l'ho vi visto fare che non mi ricordo dove, ma insomma su una diretta di un canale, no, su Focus no, su Focus è un canale serio, però su qualche altro canale l'ho visto perché ogni tanto io vado a vedere anche le altre cose perché mi interessa, perché c'è delle persone valide anche su altri canali. Qualcuno valido, qualcuno io non posso giudicare, però qualcuno che secondo me forse io non capisco, via, non voglio dar colpa agli altri, io do colpa a me. Il tavolino funziona se è fatto bene, la tavola
ayurvedica, non so come si dice, insomma, quella lì, anche quella funziona se fatta seriamente, perché l'ho vista anche fare finta, quella l'ho vista dal vivo, e sicché, perché io ce l'ho, io so tutto, perché tanti anni fa facevo parte di un cenacolo. Un cenacolo sarebbe un circolo di amici, un po' tutti sensitivi, dove si facevano queste sedute, a volte con una trance dal vivo, a volte col tavolino, a volte con la tavola, e a me piacevano molto, mi prendeva molto questa cosa, però purtroppo le persone a me care sono andate tutte nell'oltre e una sola persona sono riuscita a una volta a sentirla e una volta a vederla, e le altre persone erano diverse, ma sono andate tutti via. Io spero sempre che ritornino a trovarmi, perché abbiamo passato tante, tante cose importanti, tante cose, abbiamo fatto tante, tante sedute. Ho parlato tanto, mi hanno registrato tanto, e c'ho tante, tante di quelle cassette registrate. Difatti, Silvia, hai ragione, quella tavola lì va fatta bene. Difatti, noi l'abbiamo sempre fatta con un bel crocifisso, con l'acqua benedetta. Ci si purificava prima, ci si purificava dopo, perché possono entrare anche qualche negatività. Però se è fatta bene, funziona. Ah sì, ma io prego sempre. Io prego sempre. Sì, Roberta. Perché ti dicano un sì o un no, come tutte le cose. Sì, la so usare, però da sola no. No. Certo, cose che mi puoi scrivere in privato. Magari non adesso. Eh sì, bisogna sempre purificarsi. Ma io cerco di purificarmi anche prima di una diretta, perché voglio portare pace a tutti. Non mi fate le richieste personali ora, eh? Ok, certamente, certamente Enrico. Il tabellone, sì. Il tabellone è la tavola iurvedica, non so come si chiama, insomma. Sì, ce l'ho. Ce l'ho, ma un po' volevo darlo via, perché è un bel tavolino, me l'aveva fatto un amico.
Ma aveva fatto il tavolino, questo amico che non c'è più, che si faceva tante cose insieme, ma aveva fatto il tavolino col doppio piano. Allora, c'era il piano normale del tavolino, più un altro piano da mettere sopra, con la tavola, col tabellone, che si poteva levare e mettere. E poi l'aveva ricoperto col plexiglass perché non si sciupasse il tabellone e l'ha fatto tutto senza chiodi, in modo che non ci poteva, perché io gli avevo chiesto di farmi un tavolino perché era una persona brava. Però che non si potesse pensare che con una calamita si mandasse le parole come si volevano, perché una volta ero stata invitata in un posto e ci avevano questo tavolino. Però era una fregatura. Mi sono accorta che le risposte che dava non erano vere e poi mi sono accorta che c'era una calamita e allora perché coi chiodi la calamita la puoi mettere come queste cose qui no, se si deve giocare si gioca, ma siccome queste per me sono cose molto molto serie. Sì, Daniela, mi puoi contattare. E queste cose qui no, non le ammetto, ecco. E sì, sono cose serie. Katie, come tutte le cose, si possono fare anche cose stupide. Sì, Daniela, mi puoi contattare. Qui mi saltano le domande, mi vanno in su e in giù. Beh, va bene. Sì, è una cosa seria. Non si sta. Non sono giochi, non sono cose da giocare. Ho visto che lo fanno i ragazzini, poi rimangono traumatizzati. No, non sono cose da ragazzini, sono cose che vanno fatte seriamente, perché il buono e il cattivo c'è da tutte le parti. Sì, troppo serio. Mi dispiace Silvana, sei bloccata. Ok. Benissimo, benissimo. Finita la diretta, ti aiuto subito. Allora. È vero, Mariella, però se lo fai seriamente, è una cosa seria. Però vanno fatte seriamente. Vanno fatte con. È un modo come un altro di parlare con l'oltre. Non è una cosa fatta male se fatta bene. Certo, va fatta con serietà, come tutte le cose dove si parla dell'oltre, come tutte le medianità, come i medium, come la trance, perché anche di trance ce ne sono di diversi livelli. C'è chi la fa una trance sveglia, c'è chi la fa mezzo
mezza addormentata. E io purtroppo facevo una trance che proprio dormivo, ma dormivo sodo. E quando mi svegliavano io non sapevo niente di cosa avevo detto, di cosa avevo fatto, niente assolutamente. Vi ho detto che una volta abbiamo fatto una trance, abbiamo fatto una seduta, c'era il tavolino. Però non era, tanto non era quel tavolino lì, ma era un altro tavolino. Ma si usava non per fare il tavolino, solo per appoggiarci, no? E io sono andata subito, mi sono sentita subito prendere. Sono caduta, era un tavolino un po' traballante, era vecchio. Sono caduta su questo tavolino. Il tavolino ha rotto le gambe, sono cascata per terra. Lo vedete, ho una pelle molto, molto, molto delicata, basta niente, mi viene un ematoma. Sono stata più di un'ora per terra, col tavolino spaccato sulle gambe. Quando mi sono svegliata non avevo un graffio, non avevo un ematoma, non avevo niente. E avevo parlato tanto, tanto, che poi era tutto registrato e avevo dato dei messaggi per quelle persone che erano lì e avevo dato anche altri messaggi, ma io ora non mi ricordo perché. Bisognerebbe riguardarsi tutte le dirette, sentirsi tutte le cassette, ma ora non c'ho il tempo. Oh, che bello, Daniela. Quando ero giovane ero anche bellina. Ero tanti tanti chili fa, eh? Qualcosa ho già perso, però come una volta non tornerò mai più. Roberta, ora no, purtroppo no, perché per fare la trance bisogna lasciarsi andare completamente e bisogna avere la compagnia giusta. La compagnia giusta ora non ce l'ho, perché bisogna avere tanta fiducia nelle persone che fanno una seduta con te, perché si può anche non svegliarci più. E io ora in questo momento ho da fare molte cose e non posso permettermelo. E però mi piaceva tanto anche perché avevo cominciato a fare anche la levitazione. Non facevo la levitazione come non andavo in alto, però mi alzavo dalla sedia, sì. Mi alzavo un po' dalla sedia. E non. Il bello è che non lo dicevo io. Lo dicevano le persone che erano con me. Allora, io avrei profumo di crema. C'è una signora che mi ha mandato dei profumi così buoni, perché mi arrivano diversi regali, dico la verità, mi è arrivato di tutto. E una signora, l'anno scorso mi sembra, mi ha mandato una scatola con dei profumi, uno alla vaniglia, uno al borotalco e altre cose, ma questi profumi sono così buoni. Ma così, ma che li adopero proprio centellinati, eh?
basta proprio mezza goccia, ma ti rimangono tutto il giorno. Grazie, grazie a quella signora, grazie a tutti. Daniela, sicuramente è un angelo, sicuramente è un angelo. Direi che si farà sentire, specialmente sotto Natale. Stai attenta alle piccole cose, perché le prime volte si fanno sentire con le piccole cose. Oh, grazie. Grazie Paola. Sì, perché di là poi stiamo tutti bene, siamo tutti giovani. Una signora prima mi ha chiesto della reincarnazione. Sì, sicuramente ci sarà. Certo che è lì con te, il tuo cane. Aragorn è lì. Allora, Minnie, intanto dimmi che profumi senti e se sono profumi di fiori o profumi... Come fragranze che magari poteva usare qualcuno che conoscevi. A volte si sente il profumo di dopobarba e sai che quel dopobarba lì lo usava una persona a te cara. Donatella, probabilmente il tuo papà non è ancora pronto. O forse non riesci a sentirlo te. Forse devi stare un pochino più attenta. Manola, io ho visto il mio babbo nel sogno, dopo è morto nel 90, e pensa. E l'ho sentito l'anno scorso. Di che? Anche da me i miei vengono gli altri, ma i miei non vengono, non so perché. Arrivano da altre persone, quello sì, perché ho avuto messaggi da diverse persone, però da me no, non vengono, non lo so perché. Forse non vogliono, forse non possono, o forse pensano che mi faccia suggestionare io, e invece se ho un messaggio da altre persone, so che è una cosa vera. Che ti devo dire ancora dell'aldilà? Senti, Leonilda, io ti dico la verità. Io non li faccio male agli animali, anzi, guarda, tu ora ce n'è uno qui. Però io... Sì, saranno nell'oltre anche loro, però io non li ho mai cercati, non li ho mai... Io penso più alle persone. Ci sono delle brave, bravissime medium che hanno contatti con gli animali. Io no. Oh, che bello, Franco. C'è qualcuno vicino a te? Prova a fare la domanda giusta, vedrai che più di così non si può alzare la fiamma, eh? Marilisa, sei fortunata. Sei
che non sogno. È possibile, sì, Franca. Maria Elisa, è possibile, sì, a me mi ci è voluto 30 anni. Figurati. Certo che ci sono di là, ci sono sempre. Può darsi, Alessandra. Noemi, era qualcuno che voleva salutarti. Forse non ci avevi fatto caso quando queste persone erano in vita. E ora si fanno sentire adesso. Prova a pensare bene a chi poteva avere quei profumi lì. Vedrai che poi ti viene in mente. Può essere suggestione, vuol dire che possono venire. È bello però, sei fortunata. Daniela, sì, anch'io non ho paura di morire, ho paura del dolore fisico. Forse perché l'ho provato e l'ho provato molto forte. L'anno scorso di questi tempi stavo veramente, veramente male. E se non veniva Padre Pio a darmi una mano, non so se sarei riuscita più a camminare. Ecco perché sono così, così legata a lui. Io che avevo tanta paura di lui, perché lo sentivo una persona molto, molto severa, molto... E io sono una persona come tutti, con tutti i difetti, e avevo paura del suo giudizio. Invece mi ha aiutato tanto. E questo è stato per me un cambio enorme. Grazie, grazie. Benvenuta a farmi. Bisogna vedere in che mese è andato via Noemi. E Laura è sempre una persona fantastica. Deborah, parlali ora. Lei ti sente, sai? E appena potrà, ti risponderà. Non ce l'ha con te. Vedrai che l'avrai, Deborah, un messaggio. L'avrai senz'altro. Sicuramente gli animali sono molto sensitivi. L'ho detto più volte che la mia casa è abitata. E prima era abitata al piano sopra. Ora mi sono venuti dietro, sono al piano sotto. Difatti c'è il mio cane Furio, che da quando sono venuta giù, a abitare giù, fissa il muro anche lui. Mi guarda e poi fissa il muro. E sicuramente vede qualcosa.
Alessandra, io penso che te messaggi belli tu l'abbia già avuti. E hai avuto la prova. Vuoi un messaggio più bello di quello che ti è arrivato tempo fa e che ti arriverà ancora, che le cose andranno sempre meglio? Che brava Daniela, sì, sicuramente era lei. L'ho detto io, quando c'è le feste, chi ha perso un caro è molto difficile. Mariella, se non accetti questa cosa, no, non la fai andare avanti, la mamma, la tieni prigioniera. Lasciala andare libera. Vedrai che poi si farà sentire. Daniela, ma anch'io voglio bene agli animali, non li faccio mica del male, per carità. Non sono tanto portata per gli animali, però non li farei mai del male, assolutamente. Anzi, ci mancherebbe altro. Pensa che la mattina dormirei volentieri. Perché magari dormo pochissimo la notte. E prima io non avevo Furio, io abitavo il piano di sotto, piano di sopra, e il Furio stava al piano di sotto con mia figlia. E io non ci pensavo proprio a lui mai, se non qualche volta quando i miei non c'erano. Ma ora la mattina mi alzo. Perché devo dare colazione a Furio, devo mandarlo fuori. D'altronde Furio non ce la fa a salire le scale, è troppo vecchietto, bisognerebbe aiutarlo, poi con la paura che cada, per l'amor di Dio, che si faccia male. No, no, no. E sicché in qualche maniera gli voglio bene anch'io. Ma non sono così come tante persone. Io, ognuno ha il suo carattere. Certo, Daniela, che rivedrai tuo figlio. Ma no, non puoi fare così, Daniela. Non puoi fare così. Devi accettare, perché se accetti avrai anche messaggi da tuo figlio, si farà sentire, si farà vedere. Però devi accettare, perché lui era arrivato alla sua ora. Lui aveva firmato quel contratto prima di nascere. Ma no, io ci spero che arrivi. Laura, se dovesse arrivare questo messaggio, io ti avverto. Beh, Cristina, io non sono tanto d'accordo con te. Per me gli angeli sono i bambini. Poi, per carità, mai fare male a un animale. Però io per Angelo intendo un bambino. Sbaglierò, sicuramente, però è certo, bisogna accettare tutte
tutte le volontà, tutti i messaggi che mi arriveranno da dopo la diretta a tutto il mese, perché ogni tanto mi arriva un messaggio e me lo scrivo perché poi me lo dimentico. Poi io lo mando. Dove non rispondo, non è che non leggo messaggi. Io i messaggi li leggo tutti e più di una volta. Però quelli che non rispondo è perché non sono arrivati. No, non possono venire, non vogliono venire da me, vogliono presentarsi in altre maniere. Ce ne sono tanti medium bravi, molto molto bravi. Roberta, in questo periodo anch'io ho la pressione molto alta. Forse il tempo, forse lo stress, forse la stanchezza. Te però devi curarti, eh? Vai da dottoressa, fatti vedere, probabilmente potrebbe cambiarti la cura o potrebbe aumentartela. E un po' tutti abbiamo problemi economici in questo periodo. Chi lavora, chi non lavora, chi ha la pensione, chi non c'ha nemmeno quella come me. E bisogna andare avanti così. Marisa, sì, bisogna firmare un contratto. Così mi è stato detto, eh. C'era un altro messaggio che mi è scappato. Vabbè. E poi è vero, la pressione si alza col freddo. D'estate abbiamo tutti la pressione più bassa. Grazie, grazie del bacione. Daniele, questo Paolo, chi era? Tuo marito, tuo papà? Sì, giorno, mese, ora. Ma noi non ce lo ricordiamo. Si firma il contratto e non ci si ricorda di niente. Fortunatamente. Franca, ci sono dei periodi, no, per tutti, dal 90 al 91 sono andati via in casa mia 13 persone in 12 mesi, fra parenti, amici. È stato un anno molto duro. Ogni volta che suonavo al telefono avevo paura a rispondere. E però è stato un anno così. Poi è tornato tutto nella normalità. Probabilmente bisogna passare un periodo così un po' tutti. È brutto, molto brutto. Però è così.
Oh, Fiore, mi dispiace tanto. Potessi aiutarti, ti aiuterei, ma non ho la possibilità. Spero solo in un messaggio. Pina, puoi spiegare cosa vuol dire tra cielo e terra? Grazie. Quanti siete stasera? Che bello. Prima che mi dimentichi, vi faccio tanti auguri di buon Natale. Speriamo che sia un buon Natale per tutti. Che si possa passare in serenità. Non importa tante cose, però che ci sia un po' di amore in famiglia. E poi tante cose si superano. Se bisogna fare un po' di economia, facciamo anche quella, tanto. Sì, Stefania, puoi scrivermi. Sì, potete scrivermi. E io spero anch'io un buon Natale. L'altra volta vi ho detto. Ho bisogno di preghiere anch'io e non per me. Per favore. Dunque, ogni volta che Enrico e la signora Anna mi invitano, in genere una volta al mese. Buon Natale. Mamma mia, come piove fortissimo. Allora, mamma mia. Allora, qui prima che vada via tutto, io vi saluto. Vi saluto, vi faccio tanti auguri di buon Natale, un Natale in famiglia, un Natale caldo, un Natale dolce. Poi per il resto, le cose piano piano io penso che si sistemino. Io ho tanta fiducia nel domani e cos'è questa rosa diabolica? Non capisco, beh. C'è chi provvede. Buon anno, divertitevi. Cercate di essere in pace con tutti. E se vi fanno uno sgarbo, perdonate. Perché magari a volte qualcuno viene detto in una cosa, in un momento di rabbia, in un momento di tristezza, in un momento di sconforto. Cerchiamo di perdonare. Ancora una preghiera per una signora. È una preghiera che dovete dedicare a me, ma non a me, a me, ma a me. Buonanotte a tutti, tanti tanti auguri e
pace a tutti. La pace è la cosa più importante. Non lo so quando mi devi. Io penso anno nuovo. Io ci sono sempre. E un abbraccio forte forte a tutti. Mi avete fatto tanta compagnia, spero di averla fatta anche a voi. Spero di darvi più messaggi possibili e il più presto possibile. Buonanotte.